Di là, non questa via, la prima a destra, ma quella dopo a destra, si chiama via Vettabbia. Vettabbia è una roggia di origine romana. Ecco, la roggia Vettabbia non scorre in via Vettabbia. Ma scorre, parte da qua, c'è ancora adesso, è sotterranea, parte qua, poi va a finire in quella via Santa Croce e poi inizia a fare tutta una serie di viuzze che in realtà, se uno guarda, però sono continue, e arriva fino in via Toscana. In via Toscana c'è un sito internet che dice che in via Toscana riaffiora. No, bisogna aspettare qualche metro e in via Bazzi rispunta fuori e da lì va fino all'antro. Quella era un po' la fogna di Milano, perché raccoglieva lì tutte le acque c'era il Nerone, tutta una serie di fiumi, avevano deviato anche l'Olona per cacciarlo dentro, perché Vettabbia pare che derivi da vectabile, cioè navigabile, cioè una volta era così, così grosso che c'erano anche le barche sopra, allora ci pompavano l'acqua per poterci navigare. E più lì c'era il canale della Vetra, dove c'era la, più sporco perché c'erano, dove pulivano le pelli, quindi era la fogna della fogna. Adesso è pulito però, perché non c'è più quel problema lì. E comunque, tra l'altro, riprendeva il corso del Seveso, che scorre vicino a casa mia, e a Milano lo deviano, i romani l'avevano deviato in due punti, uno per dare l'acqua alle terme, in zona San Babila, sì. E l'altro, che si chiama Sevesetto, anche quello, finiva qui. Comunque, tenete presente, questo qui è da... quindi qui sotto scorre un canale che ha più di 1500 anni. Non lo vediamo, bisogna andare in via Toscana, se uno va là e va in via Bazzi c'è, riappare, e c'è, soprattutto c'è un parco dopo, quello di officine meccaniche, c'era un'azienda, adesso ci hanno fatto un parco dove è anche molto carino da vedersi, perché adesso è pulito, una volta ci finiva proprio. Infatti non sono riuscito a capire. Io credo che non finisse nel Naviglio, perché altrimenti tutta la roba che c'era qua... Ma non c'è modo per vedere i Navigli sotto, no, eh? Cioè solo sulla via Fiore. Io non so se qui scorre qualcosa. Io credo che qui non scorra niente. Cioè dici è stato interrato? È stato proprio bloccato il Naviglio. La Vettabbia scorre ancora. Ah. Cioè se andassimo col piccone da queste parti qua, qui scaviamo e la troviamo. Non solo, c'è anche il Ticinello qua, che è parallelo alla Vettabbia fino a via Carlo Bazzi, dove va da un'altra parte. Quindi, in realtà qui scorrono due canali sotterranei.